questo caldo che abbiamo adesso. Non è il primo estate al bioparco, e anche l'anno scorso avevamo caldo. E praticamente le cose di base che sono importanti: acqua a disposizione, ombra. Ma con questo caldo che è ancora più tosto, le indicazioni miei ai guardiani che devono monitorare da vicino tutti gli animali e qualsiasi indicatore di stress o che malessere dovuto al caldo di comunicare subito. Oltre a questo, noi abbiamo animali che hanno sensibilità diversa, abbiamo l'elefantessa che ha bisogno di vasca di acqua per rinfrescare, gli elefanti non sudano e loro per rinfrescare hanno bisogno di acqua, e o praticamente o entrano nella vasca o prendono l'acqua e spruzzano addosso. E le tigri anche, e tra i felini grandi, quelli che piacciono acqua, utilizzano l'acqua per rinfrescare sono i tigri, e loro entrano nella vasca, ci mettono seduti là dentro per rinfrescare. Così fanno ogni tanto anche i canidi, come i licaoni, possono fare questa cosa. Alcuni animali che sono più sensibili abbiamo condizionatori, abbiamo ad esempio nel retilario alcuni anfibi che nelle zone temporali che di qui c'è un condizionatore nella stanza e l'acquario e l'acqua dell'acquario viene raffreddata con un refrigeratore dell'acqua, ok? E abbiamo installato un anno fa per la vasca dell'Eutaria il refrigeratore dell'acqua, acqua chiller, che praticamente mantiene la temperatura con questo caldo sotto 25 gradi, se no supera anche 30 gradi. E allora, l'attenzione particolare a diversi animali c'è sempre, ma il monitoraggio continua, e allo stesso tempo, quando è possibile, facciamo questi treats, ghiaccioli, come una parte di programma di arricchimento ambientale, dando a alcuni animali oggi congelati, roba congelata, diversi tipi di ghiaccioli, col frutta o col pesce, dipende dalla specie ovviamente, per rinfrescare un po' la giornata, esattamente come noi che prendiamo un ghiacciolo per rinfrescare un pochino, che dà una tregua di qualche minuto, no? Ieri avevamo 41 gradi qua e le preoccupazioni sono: che succederà il prossimo anno, che succederà il prossimo mese, che succederà il prossimo anno e le anni dopo. Se siamo in via di peggioramento globale, e vuol dire che dobbiamo affrontare temperature ancora più alte, diventerà proprio difficile, e vuol dire che già ho cominciato a pensare di una serie di edifici, ok, indoor per gli animali, aria interna per gli animali, dove dobbiamo aggiungere da ventilatori a condizionatori e aumentare in diversi punti anche l'ombra a disposizione, come aggiungere qualche vasca di acqua in qualche parte. I miei pensieri sono proprio per il futuro, perché così sembra che stiamo superando qua senza problemi particolari per ora. Nessuno è ammalato, nessuno ha sentito male, ma se peggiorerà ancora dobbiamo cominciare a prendere le misure. Le misure sono proprio aria fresche, condizionatori, ventilatori, vasche di acqua e così via.